Si è appena concluso l'evento Nokia qui al Mobile World Congress 2019 e siamo in compagnia del nuovo Nokia 1 Plus. Nokia che qui a Barcellona rinnova la sua gamma entry level con questo dispositivo, appunto, e poi anche la gamma mainstream con Nokia 3.2 e 4.2. E allora andiamo a vederli tutti insieme all'interno di questa anteprima. Comincio parlandovi di questo Nokia 1 Plus. Si tratta del dispositivo entry level, quello che costerà quindi di meno, ma del prezzo vi parlerò dopo. È la naturale evoluzione del Nokia 1 dello scorso anno, rispetto al quale troviamo un display un pochino più grande. Qui abbiamo 5,45 pollici per quanto riguarda la diagonale, un display IPS LCD con risoluzione HD Plus e un rapporto d'aspetto 18 noni. Come potete vedere, infatti, abbiamo comunque delle cornici abbastanza importanti. Non si tratta di un display full screen, cornici importanti sia in basso che in alto. Oltretutto Nokia non ha nemmeno inserito all'interno della cornice i tasti funzione per il controllo del sistema operativo, che sono, come vedete, qui all'interno dell'interfaccia. Nella parte superiore abbiamo invece la fotocamera da 5 megapixel di risoluzione con autofocus e funzione Beautify, che quindi permette di migliorare i nostri selfie, la capsula per le chiamate e il logo Nokia. Qui in basso invece non c'è niente se non il microfono per le chiamate. Ve lo ruoto leggermente, vi faccio vedere nella parte bassa la presenza di una connessione in una porta micro USB. Sul lato destro abbiamo invece il tasto accensione e il bilanciere per il volume, sopra il jack da 3,5 mm e sul lato sinistro invece, come vedete, non abbiamo nulla. Mi piace la finitura della back cover che è leggermente puntinata, possiamo dire così, ruvida, che offre un buon grip. Cover in policarbonato, in questo caso di colore nero, ma ce ne sono di diversi colori e la particolarità è che possiamo sostituirle. Ora vediamo se riusciamo ad aprirla. Sì, al primo colpo, eccoci qua, aperta, e vediamo che è sostituibile anche la batteria più grande rispetto allo scorso anno. Arriviamo a 2500 mAh. All'interno abbiamo un processore MediaTek a 1,5 GHz, un 8 core, quindi sarà sicuramente poco dispendioso dal punto di vista energetico. 2500 mAh dovrebbero bastare per comunque garantire un'ottima autonomia. Qui abbiamo lo slot per la SIM numero 1, slot per la SIM numero 2 in formato nano entrambi, e memoria micro SD per poter espandere, direi fondamentale per poter espandere, i soli 8 GB di memoria, di cui 4 disponibili al momento della prima accensione. Doppia fotocamera e intanto, no scusate, fotocamera singola e intanto gli rimetto la cover. Fotocamera singola posteriore da 8 megapixel con flash LED. Dicevamo 8 GB di memoria interna, la RAM invece è 2 GB, ma andiamo subito all'interno delle impostazioni perché voglio far vedere l'altra particolarità. Qui abbiamo già Android in versione Pie, si tratta però della versione Go del sistema operativo, quindi Android Go, e infatti come vedete abbiamo tutte le app in versione Go, quindi Google Go, Gmail in versione Go, Maps Go. Vediamo, proviamo ad aprirlo, vediamo un pochino come va anche questo smartphone. Ok, quindi non è cambiato assolutamente nulla dallo scorso anno. Anche ora quando andiamo ad aprire Maps in versione Go, non fa nient'altro che aprire semplicemente la versione web di Google Maps, e quindi come potete vedere abbiamo esattamente la stessa esperienza d'uso di quello che è il browser mobile Chrome. Dicevamo un prodotto che quindi offre Android Go perché è la versione del sistema operativo più leggera, quella che dovrebbe permettere anche con un hardware diciamo di prestazioni inferiori rispetto agli smartphone già di fascia bassa di avere comunque delle prestazioni abbastanza buone. Un prodotto che arriverà anche sul mercato italiano a partire da marzo al prezzo di 109 euro. E ora ci spostiamo e vi porto a vedere i nuovi Nokia 3.2 e 4.2. Si tratta di un'evoluzione di uno degli smartphone già presenti in gamma di Nokia, parliamo ovviamente del Nokia 3.1. Andiamo a vedere subito le caratteristiche. Abbiamo un display da 6,26 pollici, HD Plus la risoluzione, 19 noni invece per quanto riguarda il rapporto d'aspetto. Come potete vedere, Nokia adotta la soluzione del notch a goccia per questo Nokia 3.2, è abbastanza pronunciato il mento qua sotto con il logo Nokia e diciamo comunque non contenutissime anche le dimensioni del resto delle cornici. Qui appena sopra al notch a goccia che contiene la fotocamera frontale da 5 megapixel abbiamo poi la feritoia all'interno della quale troviamo la capsula auricolare. Un prodotto che offre un processore Qualcomm Snapdragon 429 e 16 GB di memoria di storage in questo caso,
di cui circa 12 disponibili al momento della prima accensione e due versioni con 2 o 3 GB di RAM a seconda di quella che decidiamo di andare ad acquistare. Nella parte frontale Gorilla Glass, nella parte posteriore invece una cover realizzata in policarbonato lucido, in un policarbonato formato con, diciamo così, un design unibody. Come potete vedere, infatti, abbiamo una scocca senza soluzione di continuità, non ci sono infatti delle cornici che, diciamo così, si staccano dal resto del design. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Sul lato superiore troviamo invece il jack da 3,5 mm. Sul lato sinistro abbiamo invece un tasto dedicato per richiamare la funzionalità di Google Assistant, oltre al carrellino per l'inserimento della scheda SIM. Sul lato inferiore infine microfono per le chiamate, porta micro USB e lo speaker. Un'altra delle particolarità del design di questo smartphone è il fatto che il LED di notifica è stato inserito all'interno del tasto di accensione e spegnimento. Questo perché, secondo Nokia, molti utenti tengono solitamente lo smartphone girato verso la parte posteriore sulla propria scrivania per evitare magari la luce del display diretta, e quindi in questo modo è più semplice vedere se abbiamo delle notifiche, perché comunque il tasto di accensione e spegnimento resta sempre a vista. Nella parte posteriore troviamo la fotocamera con risoluzione 13 megapixel insieme al flash LED. Questo smartphone sarà disponibile a breve anche sul mercato italiano. Come abbiamo già detto, saranno disponibili due versioni, una con 2 GB di RAM, l'altra con 3 GB di RAM, e nel frattempo andiamo a vedere quale versione abbiamo qui in questo momento, quella da 2 GB di RAM. Quindi dicevo, due versioni, 2 GB di RAM, 3 GB di RAM. Quella da 2 GB arriverà a un prezzo di 149 €, quella invece da 3 GB arriverà a 179 €. Per questo smartphone avremo soltanto la colorazione nera. E passiamo all'ultimo dei tre smartphone di cui vi ho parlato nell'introduzione, ovvero Nokia 4.2. Leggermente sopra 3.2 per quanto riguarda le specifiche. Abbiamo un display da 5,71 pollici, anche in questo caso risoluzione HD+, e 19 noni per quanto riguarda il rapporto d'aspetto. Come su 3.2, anche qui abbiamo il notch a goccia con all'interno la fotocamera frontale da 5 megapixel, poco sopra la capsula auricolare, e come potete vedere abbiamo delle cornici anche qui abbastanza pronunciate, ma che sembrano più sottili per via del frame, che in questo caso è colorato di rosa, perché questa è la colorazione pink di questo dispositivo. Un prodotto che ha delle specifiche anche migliori rispetto a quelle di Nokia 3.2. Come possiamo vedere, infatti, al suo interno troviamo uno Snapdragon 4,39 e non più 4,29 come quello di Nokia 3.2. In questo caso abbiamo la versione poi con 3 GB di memoria RAM. Anche qui, come su Nokia 3.2, avremo due versioni disponibili in commercio, una da 2 e una da 3 GB. Andiamo a vedere anche quanto è capiente la memoria di storage. Eccoci qua, 32 GB di memoria di storage a disposizione, quindi presumiamo comunque ci sarà l'espandibilità tramite microSD con anche uno slot per scheda SIM nano sicuramente. Vedremo se sarà anche dual SIM, in questo momento ancora non lo sappiamo. Tasto dedicato a Google Assistant. Sul lato destro abbiamo invece il tasto di accensione e spegnimento, anche qui circondato dal LED di notifica, e il bilanciere per il volume. Nella parte superiore jack da 3,5 mm e microfono per la soppressione dei rumori, mentre sul lato inferiore abbiamo il microfono per le chiamate, la porta micro USB e lo speaker per la musica, per l'audio multimediale. Devo dire, dimensioni davvero davvero compatte, nonostante il display da 5,7 pollici, è vero, non è enorme per gli standard di oggi, ma si tiene davvero bene in mano, il grip è ottimo. Nella parte posteriore abbiamo una back cover in vetro, quindi anche il design decisamente più premium, potremmo dire così, rispetto agli altri due smartphone appena visti. Nella parte frontale Gorilla Glass, quindi anche qui grande resistenza garantita. Doppia fotocamera nella parte posteriore, e in questo il Nokia 4.2 si discosta dai due modelli precedenti. La prima fotocamera, quella principale, offre un sensore da 13 megapixel, mentre il secondo è soltanto da 2 megapixel, ma serve solo per raccogliere informazioni riguardo la profondità di campo, perché questo smartphone offre anche la possibilità di impostare il riconoscimento facciale, come potete vedere, per lo sblocco appunto del dispositivo, oltre al sensore delle impronte digitali che è presente nella parte posteriore.
come su Nokia 3.2, anche qui su questo 4.2 abbiamo sistema operativo Android in versione 9 Pie. Si tratta della versione però Android One del sistema operativo di Google, e quindi aggiornamenti garantiti, due major release nel corso della vita di questo smartphone e aggiornamenti patch mensili garantiti per 3 anni. Questo prodotto arriverà sul mercato italiano in 2 versioni, questa che è quella rosa e in colorazione nera. In entrambi i casi avremo due possibili configurazioni con 2 o 3 GB di memoria RAM. Nel caso del 2 GB di RAM il prezzo è di 169 euro, per i 3 GB di RAM invece siamo a 199 euro.